se può avvicinarsi il professor Rinaldi, così prende il posto del dottor Panico, e intanto invece passiamo all'altra nostra ospite. Allora, professoressa De Caro, se si analizza la propaganda politica e potremmo dire anche la propaganda commerciale degli ultimi vent'anni, possiamo dire che stiamo andando verso un modello totalmente materialista e consumistico. Questo vale sia per l'aspetto, diciamo così, dei voti, che per quello che possiamo dire per l'aspetto dei consumi. Cioè, c'è un'idea di illudere attraverso la propaganda che è possibile solamente optando o per il voto per un partito o optando per un bene di consumo o per un bene di servizio, in realtà soddisfare il bisogno più importante della propria vita. Cioè, si crea un meccanismo di illusione. Succede che ognuno di noi vota o ognuno di noi compra questo bene o questo servizio e poi ne resta deluso. Perché ne resta deluso? Perché non in sé è detto che questo partito, quindi questo voto dato a questa rappresentanza politica o questo bene consumato, questo servizio consumato, siano in sé scadenti per quello che realmente ti possono dare, e perché sono deludenti rispetto alla promessa che ti hanno fatto di propaganda rispetto ai benefici che potevano venire una volta averli scelti, cioè averli scelti come cosa per soddisfare il proprio, ecco, fabbisogno. Ecco, ci illustri lei e ci aiuti a capire veramente che manipolazione c'è dietro la propaganda. Buonasera, allora, mi sentite? Sì. Intanto cominciamo proprio a definire il termine propaganda, e nel definirlo mi serve il... va bene? No. Non... Vada comunque avanti. Scusate, posso parlare a braccio? Sono abituata a far... No. Vada avanti. Ok. Allora, intanto iniziando a definire che cos'è il termine propaganda, come si adopera e storicamente come nasce e come si attua, attraverso quali strategie, noi potremmo capire in quale situazione ci troviamo ora e come e dove si va a parare in tutto questo contesto. Considerate che ogni dominato cerca di essere dal suo dominatore meno coinvolto sia a livello emotivo che a livello strategico. L'opera del dominatore è proprio quella di far cambiare la visione del mondo e con essa la concezione di come si può perpetuare il potere attraverso delle opere di convincimento sia occulto sia manifesto. Io ho preso a riferimento tre grandi personaggi della storia ed un fatto storico accertato, perché possa essere documentale l'esperienza e soprattutto possa accrescere la curiosità in tutti noi di come si possa raccontare il nulla attraverso una serie di parole inconsistenti, semplicemente utilizzando una nominalistica e una concezione della storia che è superficiale e che va proprio a sostegno del contenuto, che dimentica qual è il contenitore. E fondamentale in questo senso è l'opera che ha fatto un signore che si chiama Napoleone Bonaparte, soprattutto considerando il fatto che giunge in un momento storico molto particolare. Siamo durante la Rivoluzione Francese, le classi egemoni sono soppiantate da club massonici che hanno portato alla creazione dei gruppi politici che poi imperverseranno e in qualche modo metteranno in atto quali sono le posizioni di dominanza. Questo ragazzo corso riesce a diventare generale un po' ad opera della sua compagna,
che gli permette, grazie ad agevolazioni tipo sessuale, politico, di poter raggiungere posizioni strategiche, ma nel momento in cui finisce la campagna d'Italia, praticamente la stella di Napoleone è in declino. Che cosa succede? Succede un fenomeno fondamentale per quello che ci riguarda a tutt'oggi. Nasce la voglia di voler emergere a tutti i costi. E che cosa si inventa questo ragazzo corso? La spedizione in Egitto. Ora, la spedizione in Egitto, che viene propagandata in tutti i libri di storia come uno dei grandi risultati dell'epopea napoleonica, in realtà, vista e studiata nei fatti, è il più grande fallimento che la vita di Napoleone ebbe ad avere, perché non solo si presentò in Egitto completamente sguardito, ma addirittura proponendo la scoperta di una civiltà che, come ha citato prima il collega, nel 400 e 500 italiano si conosceva benissimo. Addirittura i nostri filosofi, Fico della Mirandola e Ficino, avevano cominciato a tradurre dal greco e l'egiziano, e conseguenzialmente la cultura egizia non si è mai allontanata da quella che è la cultura europea. La strategia napoleonica fu, dopo il fallimento della spedizione in Egitto, quella di fuggire abbandonando i suoi soldati, riparare in Corsica dalla madre, che a Iaccio aveva ancora la casa patronale, e nascondersi pensando che prima o poi sarebbe arrivato chissà quale situazione. Il fratello di Napoleone riuscì a coinvolgere l'opinione pubblica francese ad opera dei giornali, e questo è il primo momento in cui il giornale e il giornalismo viene adoperato per mutare un avvenimento storico. Cioè si crea a tappeto una campagna basata soprattutto sulla ricerca scientifica, basata sulla conoscenza, basata sul prego? Basata sul volere in tutti i modi esaltare l'uomo Napoleone. Come si fa? Si comincia a parlare della civiltà egizia, si comincia a definire come i grandi uomini dell'antichità siano passati dall'Egitto, e in qualche modo anche Napoleone è figlio della propaganda e della cultura egizia. Conseguenzialmente l'uomo Napoleone diventa l'eroe Napoleone, che ha portato alla civiltà che era del tutto digiuna queste conoscenze che fino allora l'uomo comune non poteva avere, mescolandolo addirittura con una conoscenza di esotismo particolare, belle donne, belle situazioni, bei palazzi e quant'altro. Che avviene però? Che nel momento in cui questo tipo di situazione giunge all'opinione pubblica, l'opinione pubblica esalta il mito di Napoleone. Addirittura, pensate, nella casa di Ajaccio arriverà la folla a trascinarlo via mentre lui tenterà di scappare dal passaggio secondario della casa, lo troveranno e lo porteranno in festa esaltando il grande valore del grande Napoleone. E quindi questa è la prima grande evidenza di come il giornale utilizzato e canalizzato su certe posizioni possa cambiare totalmente la questione. Secondo elemento storico fondamentale è l'opinione che si ebbe nel 1870 attraverso il dispaccio di Ems, che è un telegramma augurale che fu mandato dall'imperatore tedesco all'imperatore francese Napoleone III. Ora, Otto von Bismarck, il quale aveva tutto l'interesse a manipolare quello che era la questione linguistica, riuscì attraverso dei cambiamenti di punteggiatura a cambiare totalmente il senso del dispaccio di Ems, e conseguenzialmente denunciò questa situazione all'opinione pubblica francese, che la venne a sapere prima ancora dell'imperatore stesso, e su questo montò una situazione scandalistica per cui fu la stessa popolazione a imporre all'imperatore la dichiarazione di guerra nei confronti della Germania. Non vi sto a dire come è andata a finire, perché sapete che noi abbiamo avuto la Comune di Parigi proprio grazie al disastro che a Sedan ebbe Napoleone III.
Il terzo elemento fondamentale è invece come a livello propagandistico e ancor meglio a livello di consenso riuscì a fare nel 1925 Benito Mussolini, il quale non solo ebbe dalla sua parte già una grandissima preparazione giornalistica e quindi era già stato pagato abbondantemente dai francesi e dagli inglesi per preparare la nazione italiana alla Prima Guerra Mondiale, portando delle situazioni che erano disastrate, perché noi stavamo combattendo in Libia, difendendoci dai mamelucchi e da tutte le popolazioni autoctone, e riuscì addirittura a coinvolgere la popolazione che usciva da un disastro economico pazzesco, perché non avevamo una preparazione idonea per poter fare una guerra, a portare insieme a D'Annunzio, proprio utilizzando lo scopo e il rituale propagandistico, la popolazione ad accettare la guerra. Ecco, professor Rinaldi, si dice che la motivazione per il quale, questo l'ha detto un economista molto credibile tedesco, la motivazione per il quale Silvio Berlusconi è stato spinto a livello internazionale ad uscire dallo scenario, con tutto quello poi che è caduto dietro alla scelta di Napolitano di chiedergli un passo indietro per il subentro di Monti o altro, cosa dice l'economista tedesco? Dice che Berlusconi stava avviando la procedura italiana per uscire dall'euro. Dopodiché, oltre a Berlusconi, anche Beppe Grillo, come ho detto prima, qualche giorno fa, quindi pochissimi giorni fa, ha detto dobbiamo sottoporci a un referendum per chiedere agli italiani se ancora vogliono restare o non restare nell'euro. Le dico anche quelle che sono le, diciamo così, le opinioni diciamo difformi da queste due casomai intenzioni, perché una è un'intenzione istituzionale, l'altra sembra essere un'intenzione da rimandare al popolo. E che l'Italia in sé, fuori da quello che è una moneta che offre stabilità, potrebbe rischiare un precipizio finanziario di carattere inflazionistico molto ma molto forte, che con un debito pubblico così elevato potrebbe essere, diciamo così, un crack diciamo dal punto di vista finanziario. Perché secondo lei è possibile fare delle modifiche legislative, come lei asserisce, tali da poter diventare indipendenti dal punto di vista monetario e a questo punto creare più benessere in Italia? Grazie. Allora, innanzitutto dico queste cose perché io, nonostante tutto, credo moltissimo all'Italia, contrariamente a molte altre persone che non ci credono. Quindi tutto quello che dirò è in funzione di questo. Poi è vero, l'economista tedesco ha detto questo, Grillo ha detto un'altra cosa e c'è un'altra persona ancora più, diciamo, a cui do ancora più credito dal punto di vista economico, che è stato è stato il presidente della Confindustria tedesca, quindi insomma una persona che insomma conosce l'economia, Hans Olaf Henkel, il quale fa parte anche lui adesso del manifesto di solidarietà europea dove faccio parte anche io, il quale venendo a Roma il 23 lo ha dichiarato ufficialmente, l'ha detto, lo potete vedere su Google, dice, ma ancora non avete capito perché siete entrati nell'euro? Perché i tedeschi si erano stufati delle vostre svalutazioni competitive, perché ci nuocevano, cioè ci davano fastidio. Ah, e io gli ho detto, ma noi lo diciamo da tanto, adesso mi fa piacere che lo dici pure tu, perché noi l'avevamo capito, solo che eravamo presi per stupidi, adesso ce lo dici tu che eri dall'altra parte, e quindi siamo rimasti a bocca aperta. Allora qui dall'idea che ci sia non un trappolone, ma insomma praticamente noi siamo stati molto ingenui ad accettare qualsiasi tipo di imposizione da parte di un qualche cosa in cui idealmente credevamo, perché attenzione, un conto è l'Unione Europea e un conto è l'Unione Monetaria, sono due cose completamente diverse, ed è anche ribadito fra l'altro la convivenza dei due status anche da Lisbona, articolo 139 e 140 di Lisbona del Trattato del Funzionamento dell'Unione Europea, in cui precisa che possono convivere
sia i paesi con deroga e i paesi senza deroga, cioè con euro e senza euro. E non so perché, ma attualmente i paesi che non hanno come dotazione la moneta unica sono quelli che stanno andando meglio. Non so se è un caso, ma insomma è così. Quelli che hanno risentito meno degli effetti della crisi. Quindi evidentemente ci sarà una connessione. Ma prima di fare questo assist qua che mi ha dato, io vorrei riportare due fatti molto importanti. Io vengo da Bruxelles, dove è stato organizzato per la prima volta da che esiste l'istituzione del Parlamento Europeo un convegno pubblico interno dove si è parlato apertamente dell'uscita dall'euro di qualche paese. Abbiamo organizzato, siamo andati perché invitati dal gruppo parlamentare di Europe Freedom and Democracy, dove uno dei co-presidenti è Nigel Farage, il quale ci ha messo a disposizione veramente un'organizzazione perfetta, nella quale credo perlomeno che sia stato un enorme successo a vedere tutte le interviste anche da parte delle televisioni estere e soprattutto dalla partecipazione. È stato tradotto in moltissime lingue, compreso il greco, e ho avuto molto piacere che anche i nostri amici greci abbiano potuto sentire che c'è qualcuno che la pensa anche come loro, insomma, per dire non siete soli. E vi dico che andare nella tana del lupo per la prima volta è stata una gran bella soddisfazione, ve lo garantisco. E io ho sostenuto una tesi, fra l'altro riportata anche oggi, che sono stato in audizione alla Camera presso la Commissione Finanze per quanto riguarda i suggerimenti per il semestre italiano che ci sarà nella seconda parte del prossimo anno, dopo quello greco, perché adesso c'è quello lituano, poi il primo semestre è greco e poi arriviamo noi. Premesso che i poteri della Presidenza sono praticamente nulli, ulteriormente dimezzati anche questi dal Trattato di Lisbona, ma e qui veniamo al dunque. Quello di cui io denuncio, ma anche con una certa forza, e che purtroppo noi ci siamo resi conto che questa moneta che noi chiamiamo comune, bene, non è altro che un accordo di cambi fissi, a cui però per poter partecipare, per poter continuare a far parte di questo benedetto club dell'euro, lo chiamo il club dell'euro, bisogna sottostare a determinate regole. Queste regole sono diventate sempre più automatiche, sempre più da pilota automatico, no? non rivedibili, e soprattutto, e qui il grosso punto su cui voglio proprio mettere il piede nella ferita, è che si è interrotto il processo democratico nella determinazione dell'andamento della moneta unica. Cioè, praticamente i governi sono stati esautorati da qualsiasi potere decisionale. Praticamente c'è la Commissione e tutti degli strumenti tecnici ad hoc creati a supporto, perché vediamo che c'è la BCE, c'è il Fondo Salva Stati, tutti questi contorni, e i governi sono stati completamente esautorati. I governi, bene o male, buoni o cattivi che siano, sono comunque espressione della sovranità popolare, e questo è stato interrotto, e questo non va bene, perché o prendiamo la decisione di stare sotto una dittatura economica oppure ci riprendiamo le chiavi di casa. Questo ho detto, è evidente, questo ho fatto. Dopodiché, perché cosa è successo? Noi vediamo che questi meccanismi sono così addirittura rigidi e automatici, dove addirittura stanno diventando sempre più pressanti. Il fiscal compact è un'evoluzione di rigidità di quello previsto da Maastricht. I padri fondatori, se andiamo ancora indietro, non volevano estraniare il contributo dei cittadini nel disegno dell'Europa, assolutamente no, volevano che invece ci fosse un contributo. A chi ha determinato che questa gente avocasse a sé questi poteri? Gliel' abbiamo dati, non sono eletti, chi gliel'ha dato questo potere per poter decidere sulle nostre teste? Questi, in poche parole, hanno delegato, hanno preferito addirittura dare ai mercati il voto, e l'hanno tolto ai cittadini per legittimare le scelte economiche. Ci hanno detto: noi vogliamo quello che desidera i mercati, non i cittadini. Apposta ci troviamo così. Abbiamo creato una moneta che non si adegua ai cittadini, ma i cittadini si devono adeguare
alla moneta, è una follia, non esiste, e vuol dire è un modello economico a quello che noi ci siamo affidati, che funziona solo in 17 stati di 204 del pianeta Terra. Vuol dire che è qualche cosa che non va, e nessuno si ribella, nessuno dice niente. Oggi io ho azzardato, e d'altronde avevo vicino con me il mio professore di riferimento, sono stato suo allievo all'inizio della sua carriera, il professor Paolo Savona, per me è stato un orgoglio andare in commissione finanze seduto vicino a lui, e io oltre a ribadire dei concetti molto precisi di suggerimento di cosa dovrà fare l'Italia nel semestre, ho detto prima cosa chiedere immediatamente ad alta voce di sospendere immediatamente gli effetti del fiscal compact, immediatamente, e soprattutto di verificare puntualmente se ogni iniziativa presa da parte della commissione che è depositaria di questo potere va contro l'articolo 11 della Costituzione, che prevede cessioni di sovranità se non a pari condizioni, perché noi fino a questo momento abbiamo solo ceduto e non abbiamo mai verificato se questo avveniva anche in nostra il nostro favore.